Genesi del progetto fotografico. Il raccontare questo lavoro fotografico sulle donne del Mediterraneo parte dal 2000, quindi sono 14 anni che lavoriamo su questo tema. Perché questo tema? Perché le donne sono la sola speranza, l'unica speranza per un mondo migliore, un mondo diverso. Ecco perché andiamo per le strade delle città del Mediterraneo, le città porto, le rive dove scappano da una vita terribile per cercare una felicità possibile. Ecco, queste donne hanno sottoscritto quella loro vita, quella loro testimonianza che la pace nel Mediterraneo è possibile. So what are the origins of the project? The project started in 2000, so it's now 40 years that I'm doing this, and it's because I firmly really believe that the women of the Mediterranean are a hope for the future, and I really believe in this work, and if there is a peace possible in the Mediterranean, it will be built with the women, by the women. Quale Mediterraneo traspare dai ritratti di donna? Penso che la cosa più evidente sia la bellezza, perché se dentro la bellezza, secondo l'antica Grecia, appunto, c'è la giustizia. Ecco, la bellezza del Mediterraneo riporta le donne del Mediterraneo a diventare donne del mondo, ad essere testimoni non solo di pace, ma anche di rivolte profonde, dove là sono state picchiate, violate e offese. Quindi la donna è veramente la forza, l'intelligenza, la fecondità di qualcosa che potrebbe davvero modificare un modo di vivere e un modo di esistere fino ad oggi mantenuto e protetto, se non garantito, dal potere maschile. So what is coming from these faces? These faces are showing the beauty, and if we refer also to the ancient Greek, the beauty was also the justice, the idea of justice. So all these faces of these women struggling in the Mediterranean, because some of them have been raped, have been violated, they're representing an idea of the justice and an idea that, thanks to this woman, another world is possible, and to challenge also this idea of the man world and the patriarchal society. In che cosa consiste questo protocollo di pace che le donne che lei ha ritratto hanno sottoscritto? Consiste che hanno creduto in un progetto che è molto semplice. La guerra fa schifo, gli uomini che la fanno sono schifosi. La soluzione più importante per sconfiggere la guerra non è solo la pace, ma è l'amore per la pace, l'amore per la gente, l'amore per il diverso da sé. Le donne, forse le sole, hanno capito che c'è un mondo interiore che può diventare un mondo di tutti, ed è un mondo in amore. Have understand this project is that okay, men are doing war is really disgusting, and I mean, to challenge this we have to believe in love, and these women believe in love. So it's once they understood this, when they met in the street, is that we can challenge this world made of war with love for myself, love for somebody that I don't know, love for everything. Queste donne sono donne incontrate per strada o sono modelle di professione? Le donne di questa mostra e dei due libri che sono stati fatti precedentemente su queste donne sono tutte donne incontrate per strada, sui porti, nei vicoli, sia come di Napoli anche di Tunisi, di Istanbul come del Cairo. E a tutte abbiamo chiesto di lasciare un loro segno per modellare, cancellare, riprendersi la vita. Quale che sia, quello che è importante è dire no a qualcosa che non solo opprime l'intelligenza, ma quello che è più importante, mortifica la possibilità di uscire da un mondo veramente devastato dall'ignoranza e dall'arroganza.
una frase citerei che tu dicessi: vogliono, cercano di far retrocedere dappertutto l'infelicità. L'infelicità? Sì. Okay. Far retrocedere dappertutto l'infelicità. So these women are not professional. It's women that they are met in the streets of Naples, the streets of Tunisia, the streets of Istanbul, of Cairo. And at a certain point, these women, they said no. They said, okay, I want to say no to this world, to the injustice of this world. And they're also saying that we will resist and we refuse to be unhappy.